Ciao a tutti amici della biciclette inclinate, facciamo un po' la sintesi finale della prova che stiamo conducendo sulle aerotan. Sono delle camere d'aria del costo di circa 30 euro, leggerissime, molto prestazionali, trovate il video qua sopra della prima prova, io ne ero entusiasta, perché in effetti sono leggermente più lente, ma proprio pochi decimi di watt rispetto all'attice, ma molto più veloce rispetto al butile. Il problema è che costano circa 30 euro, quindi la domanda era quanto durano? Perché se durano 10.000, 20.000 km, 30.000 km, ne basta una per tutta la vita, chiaramente i 30 euro sono pochissimi. Se durano poco, questa cosa ovviamente non è così economica. Quanto ho fatto? Perché vedete che ce l'ho in mano, quindi sicuramente ho bucato. Ho fatto 2.000 km. Un po' colpa mia, un po' anche colpa della camera d'aria. Come si è bucata non all'esterno ma all'interno. Come vedete qua all'interno c'è il segno dei paranipli perché su questo pneumatico V-Cycle viene garantito, viene venduto con un paranipli, quindi quel nastro che c'è all'interno resistente, ma proprio non resistente per le altissime pressioni. Cosa che ho visto che sull'attice, il lattice tende molto a entrare in questi fori e scavarli, mentre il butile grossi problemi non ha mai avuti. Con questa qua pensavo che fosse quantomeno resistente come il butile. Quindi per evitare questo problema comunque è possibile mettere un nastro più resistente, l'ho messo su questo pneumatico o sull'altro e ci può stare. In questo caso era un po' una prova per metterli alla prova. Credo che sia assimilabile al taglio di un corcio di bottiglia. Quindi la conclusione è, sono indistruttibili? No. Quanto può durare? Probabilmente se uno è sfigato e ogni 5-10.000 km prende proprio il corcio di bottiglia bello in pieno, buca. Il fatto è che mi fa pensare che non sono riparabile, o meglio, io non sono riuscito a ripararle. Ho comprato la pezza, quelle delle pezze adesive, che in un primo tempo sembrava resistessero, vedete, questa qui è la riparazione. In effetti a bassa pressione resistono, quindi probabilmente a casa ti portano, però poi non è una soluzione definitiva, perché una volta a casa e gonfiate a 8 bar o 7,5, quelle che tengo io, la pezza un po' si è tolta e vedete che qua l'aria ha scavato all'interno della pezza ed è uscita. Quindi alla fine queste qui sono sostanzialmente da buttare. Ho visto recensioni positive o negative, più negative è quello che ho visto. Il fatto che mi fa pensare sono i 30 euro, perché 30 euro è il prezzo di uno pneumatico di buona qualità. I GP5000 costano 50, ma sono top. Quindi se uno si accontenta di qualcosa di un Pro 4, la camera d'aria non indistruttibile, leggera sicuramente, si guadagna di più, qualcosa in più ti dà, ma non ha quella affidabilità assoluta che pensavo. Quindi penso che passerò di nuovo all'attice, la camera d'aria in lattice, non all'attice, non tubeless, per le gare e poi utilizzerò il butile normale della Decathlon da 3 euro per fare gli allenamenti, tanto lì i 5 watt in meno a pneumatico cambiano poco. Però queste aerotan per ora secondo me sono ancora un po' acerbe come tecnologia. Ho visto che è difficile trovarle anche online, non riesco più a trovarle online su eBay eccetera eccetera, non le trovo più, trovo le misure più grosse ma non queste qui piccoline. Quindi non so, magari con il pensamento della Schalben, non lo so, questa è la mia esperienza, non voglio giudicare oltre, però per quanto mi riguarda effettivamente, per quanto ero entusiasta nel video precedente, con quella postilla di vediamo quanto durano, adesso la durata è stata abbastanza scarsa. Quindi quello che è che sì, hanno subito un tipo di rottura, anche per colpa mia, anche però. Significa che comunque non sono indistruttibili, quindi va bene così, tecnologia solita, proveremo magari il tubeless, vediamo com'è e vi sapremo dire. Spero che questo video vi sia stato utile, qui vedete davanti a me la Monster Rev, siamo pronti per andare nei boschi a fare tanti chilometri, speriamo di portarvi dei contenuti interessanti, è divertentissima e soprattutto non ci sono le macchine, per cui diventa un'avventura, un'esplorazione ulteriore. Che allarga un po' quello che è l'esplorazione che dà la bicicletta classica. E vi assicuro che anche con Garmin, con Komoot, insomma, con la condivisione degli itinerari diventa ancora più interessante utilizzare un mezzo da fuoristrada. A me piace di più la strada, però effettivamente in questo periodo sta diventando veramente difficile e pericoloso vedere su strada. Per il resto comunque la Santa Rev rimane lei e la KTH.
La userò sicuramente, soprattutto in versione come idea per fare le gare poi in futuro. Ok? A presto amici, ci vediamo con le prossime prove. Ciao a tutti!